Domenica 6 agosto. Si è ripetuto questa mattina il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio dell'avvenuto miracolo dato dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe alle 10.05 è stato salutato da un lungo applauso e dallo sventolio di fazzoletti bianchi. Il miracolo è da sempre letto come buon auspicio per la città di Napoli. Prima della celebrazione liturgica il cardinale Sepe ha mostrato l'ampolla con il sangue del santo che era già sciolto all'apertura della cassaforte prima che venisse portato in processione. Folla di fedeli del Duomo, dove sono state rafforzate le misure di sicurezza. Affidiamo a San Gennaro il nostro bisogno di pace, la nostra capacità di accogliere l'altro e guardare ai più deboli per realizzare la vera giustizia che è presupposto di pace, ha detto Sepe durante l'omelia, ricordando inoltre il luttuoso terremoto dell'isola d'Ischia e i devastanti incendi che hanno causato vittime e danni ingenti all'economia e all'ambiente. Omicidio durante la notte del napoletano, un uomo, Giuseppe Raimo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in modalità da accertare al Parco Verde di Caivano. La polizia è stata allertata dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove l'uomo è stato trasportato da un vicino di casa che, dopo aver sentito l'esplosione di colpi di pistola, ha trovato Raimo gravemente ferito davanti al palazzo in via Circonvallazione Ovest a Caivano, nel Parco Verde. Il 52enne è giunto già privo di vita in ospedale. Sulla dinamica ancora da accertare e sul movente indagano gli agenti del commissariato di polizia di Afragola. I carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di apparati bancomat in abitazione e in esercizi commerciali. Nel corso di indagini coordinate dalla procura di Napoli, i militari dell'ARMA hanno scoperto l'esistenza della banda che era composta da 7 persone, oggi tutte raggiunte da misure cautelari per la partecipazione a vario titolo a 10 colpi perpetrati in Campania e in Lazio a partire dal 2015. Tra i componenti del sodalizio composto da campani residenti tra Napoli e l'Interland c'era l'uomo chiave Massimo Avallone, specializzato nell'apertura di serrature, casseforti e soprattutto nello scardinare e poi aprire gli apparati bancomat. Con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo è stato iscritto nel registro degli indagati l'amministratore unico della società che gestisce il sito della solfatara di Pozzuoli, nel quale hanno perso la vita una settimana fa madre, padre e figlio di 11 anni. Un atto dovuto innanzitutto per consentire all'indagato di poter nominare un proprio perito di fiducia che dovrà prendere parte all'esame autoptico sulle 3 salme. Una donna di 56 anni è stata trovata morta a Licola nel tardo pomeriggio di ieri. La signora è stata rinvenuta da suo marito in fondo alle scale dell'abitazione in cui vivevano in via vicinale Amodio. L'uomo era sceso in cantina per effettuare alcuni lavori e al suo ritorno ha trovato la moglie diversa in un lago di sangue con una profonda ferita alla testa. Giunti sul luogo gli agenti del commissariato di polizia hanno interrogato il marito e i vicini. Il PM di turno ha disposto l'esame autoptico sul cadavere della donna per chiarire le cause della morte. Al momento l'ipotesi più accreditata sembra quella di una caduta dalle scale, probabilmente provocata da un malore. Tragedia in mare a Ischia, davanti alla spiaggia di San Pietro, dove ha perso la vita un ex esponente politico ed ex preside dell'istituto alberghiero. Antonio De Simone, 68 anni, è morto mentre faceva il bagno. Sulle cause del decesso, quasi sicuramente un malore o un infarto, sono in corso approfondimenti. Sul posto sono intervenuti la polizia e la capitaneria di porto. Dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, la salma sarà consegnata alla famiglia. Ed è questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Sì.